Benvenuti sul portale online del Comune di Rimini dedicato ai servizi per la mobilità. Vediamo ora come procedere per la richiesta di accesso giornaliero, zona traffico limitato e area pedonale. Collegarsi alla piattaforma online Portale Mobilità. Procedere con la registrazione cliccando in alto a destra sull'icona Registrati. Inserire i dati registrazione scegliendo la tipologia di utente selezionandola dal menu a tendina. Completare la registrazione inserendo nome, cognome, codice fiscale e compilando i campi richiesti. Inserire le proprie credenziali indicando un proprio indirizzo email. Lo stesso indirizzo email verrà utilizzato come username. Creare ora la password nel formato richiesto. Compilati tutti i campi, cliccare sul tasto invio. Inviati i suoi dati, il Comune di Rimini invierà al suo indirizzo mail una richiesta di conferma. Aprire la mail e cliccare sul link per completare la registrazione. Una volta registrata la propria anagrafica, si può procedere con la registrazione dell'autoveicolo, che si intende autorizzare all'accesso in ZTL o area pedonale. Nel menu in alto cliccare sull'icona Autoveicoli registrati e successivamente sull'icona Registra autoveicolo. Nella schermata successiva registrare l'autoveicolo inserendo la targa dell'auto e una volta inserita la targa e confermata cliccare sull'icona Registra. A questo punto il veicolo è registrato e si può procedere per la richiesta di autorizzazione giornaliera. Quindi cliccare nel menu in alto sull'icona Permessi ZTL. Ora dal menu a tendina selezionare la tipologia di permesso richiesto. Ad esempio permesso giornaliero accesso ZTL un giorno. Dopodiché selezionare la data desiderata. Dal menu a tendina selezionare la targa inserita che si vuole autorizzare all'ingresso. Compilati tutti i campi, cliccare sul tasto invio. Controllare i dati inseriti, nello specifico la data, la targa inserita e l'importo dovuto. Per procedere al pagamento, cliccare su Avanti sul tasto in basso a destra. Ora è possibile selezionare due opzioni di pagamento PagoPA. Entrando con lo SPID oppure PagoPA entrando con la propria email. Se si procede attraverso lo SPID, seguire la procedura di autenticazione con le modalità previste dal proprio operatore. Se si prosegue pagando attraverso PagoPA, inserire la propria email e procedere seguendo le indicazioni. Il pagamento può essere effettuato con carta di credito o debito, conto corrente o con altri metodi di pagamento. Se si sceglie la carta di credito debito, inserire il numero della carta, la scadenza della carta e il codice di verifica. Cliccare su Continua. Se il pagamento è andato a buon fine, si verrà reindirizzati al portale. Sul proprio profilo è possibile vedere l'elenco dei permessi attivi o richiesti.